Ma guarda chi si rivede, come state? Tutto bene? So che è dura passare il tempo in casa, ma tranquilli. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica per aiutarvi a passare il tempo, con cui anche sfiderò le leggi del copyright estremo su YouTube per portarvi clip così surreali che se non fossero state filmate nessuno ci avrebbe creduto. Perché come ho detto e ripeto, noi esseri umani siamo diffidenti e abbiamo bisogno di constatare con i nostri occhi qualcosa prima di crederci a fondo. Che dire, vi ricordo di passare dalla mia pagina Instagram se volete per farmi un saluto a cui risponderò, oppure vedere tanti meme stupidini. E se siete seduti o sdraiati, una mezza via, quindi seduraiati, partiamo. Numero 15. In rete girano alcuni video che mostrano la Terra letteralmente muoversi, ma non per via di un terremoto. Un movimento che ricorda più il respirare, come in questo caso. Sembra quasi ci siano dei polmoni sottoterra. In realtà è tutto causato dal vento. Un vento così forte che spinge gli alberi, che a loro volta spingono il suolo verso l'alto, creando questo effetto anche inquietante. Quasi come se il nostro pianeta stesse soffrendo. Numero 14. Un utente su YouTube ha vissuto un piccolo momento di terrore ad uno zoo. Era insieme ad altre persone nella zona dei gorilla. Sembrava tutto tranquillo, quando però all'improvviso uno di loro si è infuriato e prendendo la rincorsa ha fatto una bella crepa sul vetro. Oh, man. O almeno dai video sembra così. Sembra anche che qualcun altro lo abbia provocato e l'animale infuriato abbia eseguito questo gesto estremo. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma mi chiedo cosa cavolo sia successo. Numero 13. Avete mai visto un albero o più divorati dal terreno o da un lago o comunque dal nostro pianeta? Ecco un esempio. Pazzesco, ma in realtà sembra questo sia un grosso problema in Louisiana. In una città in questo paese si era formato un piccolo buco sotto l'acqua del lago. All'inizio nessuno si è preoccupato di sistemare la cosa, ma piano piano, da solo un metro di grandezza, questo buco è arrivato a misurare quasi 100 metri. Il problema è diventato serio e continua a inghiottire alberi su alberi. Il sindaco non vuole muovere un dito, ma se la situazione rimane così, prima o poi tutti finiremo nel mondo sottosopra. E sappiamo benissimo cosa c'è lì, o almeno chi ha visto Stranger Things lo sa. Numero 12. Ok, eccovi una domanda molto strana, preparatevi. Avete mai visto due chiappe volanti? Se la risposta è sì, allora... Oh, cavolo, chi cavolo risponde sì a una domanda così? Beh, io che trovo certi argomenti, forse. Ok, sono strano io o davvero sembrano due chiappe volanti? In realtà questo è l'Airlander 10, uno strano prototipo che dovrebbe essere una mezza via tra un dirigibile e un aereo. Ma il suo punto forte è la durata del volo. È in grado di stare in aria per giorni, più di qualunque altro velivolo finora. L'esercito statunitense l'aveva ideato per riuscire a fare ricognizioni sicure in aria e tanti altri utilizzi militari. Ma più avanti un'azienda chiamata HAV ha comprato il progetto e il prototipo per 300 milioni di dollari per farlo diventare un aereo passeggeri. Il problema è che solo dopo 6 test di prova è andato in pensione. L'idea adesso è di creare qualcosa di simile ma migliore. Quindi vedremo altre chiappe volanti in futuro. Numero 11. Eccovi adesso un bel video a cui dovrete dare un'altra risposta. Quindi cos'è quella roba bianca che è andata sopra tutti? Ehi, non pensate male. È una tempesta di schiuma di mare. Nel 2013 o forse anche prima c'è stata una tempesta del genere in Australia, che ha riempito le strade del Queensland. È un fenomeno rarissimo che si verifica quando ci sono cicloni o grandi tempeste sul posto. A una prima occhiata potrà sembrare un soffice letto su cui buttarsi, ma non lo è. All'interno potrebbero trovarsi serpenti marini o altre cose arrivate insieme alla schiuma e uscite dal mare. Ma ovviamente le regole per molti sono fatte per essere infrante, come potete vedere nel video, alcuni vogliono pure scattare delle foto nonostante il pericolo. Numero 10.
Possono succedere tante cose nel mondo dello sport, persone che invadono il campo, palle che non vengono prese perché qualcuno dagli spalti le voleva tenere per sé. Oh boh, ditemi voi, ma raramente si possono vedere dei giocatori di baseball beccare perfettamente un povero uccello finito in mezzo al lancio. Sul serio, guardate qua. Cioè, quante probabilità c'erano? Spero stia bene, ma non so com'è finita. Numero 9. Non so cosa si fumino di preciso in Thailandia, ma a volte i giocatori eseguono prodezze possibili solo dopo aver guardato Ollie e Benji, come in questo caso. In Thai League 1, il campionato thailandese, Kitsada Hemvipat e Leandro Assumcao, non si pronunciano così, lo so benissimo, ma non so come dirli, famosi giocatori del luogo hanno messo a segno un gol spettacolare. Hanno contemporaneamente colpito la palla in rovesciata, spedendola all'incrocio dei pali. Qualcosa di veramente simile ai gemelli Derrick dell'anime citato prima. Numero 8. Forse non lo sapete, ma le telecamere di sicurezza delle stazioni delle metro e dei treni in generale a volte riprendono a video cose davvero fuori dal comune. Se non fossero state filmate nessuno ci avrebbe creduto, tipo in questo caso. Una ragazza, così, a caso, ha disegnato sulla giacca di un uomo una cosa. Diciamo una specie di palloncino? Ditemi voi. Numero 7. Sicuramente è difficile scegliere una bottiglia di vino in un supermercato. I veri intenditori non vanno lì a prenderle, ma di tanto in tanto per risparmiare ci sta. Però si sa mai cosa c'è dentro davvero una bottiglia. Per questo motivo un uomo è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre le beveva dallo scaffale come se volesse provarle, per poi lasciarle tutte lì, senza dire niente, andando via. Cioè, ma che... non ho parole. Sul serio, perché? E se lo avessi raccontato a qualcuno senza mostrare il video non mi avrebbero mai creduto. Ovviamente alla fine è stato fermato e costretto a pagare tutto. Numero 6. Dopo piovono polpette, che però per ora è finzione, abbiamo piovono pesci. E quest'ultimo fenomeno non è affatto finto. Anzi, si tratta appunto di un evento in cui molti pesci cadono dal cielo in alcuni paesi, come per esempio India. E la gente fa senza la canna da pesca per mangiare un altro giorno. Le testimonianze e i racconti sono tanti, perché è tutto vero. Ci sono pure dei video su internet che mostrano questi animali per le strade, che cercano disperatamente di sopravvivere. Secondo alcune ipotesi, la pioggia di pesci si verifica perché la presenza di un tornado, anche di piccole dimensioni, risucchia i pesci dai fiumi o dal mare e li trasporta in una nube, scaricandoli a terra insieme alla pioggia. In realtà le tempeste più devastanti formano dei tornado in grado di risucchiare vari animali. Potremmo ritrovarci pure con una pioggia di mucche, o capre, o peggio leoni. Ma se cercate cibo gratis, sapete cosa fare, aspettate queste cose. Numero 5. Negli Stati Uniti, all'Ocean Point Golf Links, nelle Phreep Island, succedono cose insolite durante le partite di golf che dovrebbero essere tranquille. Insomma, è uno sport dove non bisogna nemmeno urlare durante il tifo. Immaginatevi quindi di ritrovarvi, diciamo, un alligatore che cammina per tutto il campo come se niente fosse. Come in questo caso. L'animale era lungo ben 3 metri e mezzo. Cose del genere negli Stati Uniti succedono spesso nei campi da golf. Le guardie e lo staff, addetto alla sicurezza in generale, consigliano di non intralciare mai e poi mai il loro percorso e aspettare che se ne vadano da soli. Questi animali, che siano grandi o piccoli, non hanno mai fatto male a nessuno durante una partita, quindi è bene non sfiorarli nemmeno con un dito. Voglio vedere chi avrebbe il coraggio di farlo, però. Numero 4. Un episodio diventato famoso molti mesi fa era questo. Due persone che stavano dormendo mentre la loro macchina, probabilmente una Tesla, andava da sola. Va bene che i veicoli come questi possono viaggiare senza dover toccare il volante, ma non va affatto bene dormire mentre c'è l'autopilota. In qualunque momento potrebbe succedere qualcosa, mai e poi mai distogliere lo sguardo dal percorso. Numero 3. Anche in questo caso, se non vi mostrassi il video non ci credereste, ma sapete che c'è una donna chiamata Ocean Ramsey che nuota con gli squali. È un'istruttrice subacquea e nuota con questi animali sin da quando era bambina. La trattano bene e non le fanno mai del male. Lei ricambia tenendogli lontani gli sconosciuti e pulendo il loro territorio, dalla spazzatura. Numero 2.
Molti sono i modi per disegnare. I disegnatori più abili riescono quasi con qualsiasi cosa a creare un'opera d'arte dal nulla. Ma avete mai visto qualcuno disegnare una farfalla con delle catene? Ecco qua un bel video. Numero 1. E concludiamo con il meme del momento. Non lo so perché, ma ho dovuto farlo, è stato più forte di me. Con questo finiamo. Che dire, di cose assurde che le persone fanno o fenomeni nel nostro mondo siamo pieni, quindi appena trovo altro vi aggiorno con un altro video. E noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo. Numero 4. Un episodio di... Ma perché mi mordo la lingua?